Buon pomeriggio, gentili telespettatori, e buon sabato. Apriamo questa edizione con la nuova mappa di colori e le relative nuove misure che dividono l'Italia quasi perfettamente in due, con Veneto, Marche e la provincia di Trento che si aggiungono alle regioni arancioni, mentre altre 9 restano in zona rossa almeno per un'altra settimana. Il paese, fino al 5 aprile, è pronto ad attraversare la parentesi della stretta di Pasqua, una sorta di lockdown, però più morbido, affinché siano limitati spostamenti e assembramenti durante le festività. In questi 3 giorni sarà vietata la mobilità anche nel proprio comune, se non per attività motoria vicino casa o per andare a trovare parenti o amici in massimo di 2. I minori di 14 anni conviventi non si considerano nel conteggio. È per questo che, grazie al lavoro di 70.000 uomini delle forze dell'ordine in campo previsti, saranno intensificati controlli e posti di blocco in arterie stradali, parchi e spiagge. In generale, Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Calabria, Friuli, Venezia Giulia, Piemonte, Puglia, Valle d'Aosta e Campania dovranno ancora aspettare il monitoraggio della prossima settimana prima di poter sperare nell'eventuale uscita dalla zona rossa. Veneto, Marche e la provincia di Trento sono invece state promosse in arancione, con l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza, che entrerà in vigore da martedì prossimo. Lo stesso colore è stato confermato anche per Lazio, Abruzzo, Liguria, Basilicata, Sicilia, Molise, Sardegna, Umbria, oltre che per la provincia autonoma di Bolzano. Ascoltiamo però il punto di Gianni Rezza dalla cabina di regia. Questa settimana migliora leggermente la situazione epidemiologica in Italia. L'RT scende di poco al di sotto dell'unità, siamo intorno a 0,98, ed anche l'incidenza vede una lieve diminuzione. Stiamo a 233 casi di Covid-19 per 100.000 abitanti, però è sempre elevata perché è vicina alla soglia dei 250 per 100.000. È elevato purtroppo il carico sulle strutture sanitarie, il tasso di occupazione dei posti di terapia intensiva è intorno al 41%, quindi ben al di sopra della soglia critica del 30%, ed anche in area medica stiamo a un tasso di occupazione del 44%, quindi superiore alla soglia critica del 40%. Data la frequenza di riscontro di varianti come la variante inglese, che ormai è predominante nel nostro paese, anche quella brasiliana che sta intorno al 4%, ma è particolarmente diffusa in alcune aree dell'Italia centrale, è bene continuare a mantenere dei comportamenti prudenti, rispettare quelle che sono le regole stabilite dalle autorità sanitarie, ed è particolarmente importante in questo momento accelerare la campagna vaccinale. Passiamo ora alla cronaca. 2 bottiglie incendiarie sono state lanciate all'alba contro il centro vaccinale di Via Morelli a Brescia. Non si registrano feriti, sono limitati ad un tendone adibito a sala mensa i danni. Il centro è stato realizzato con i fondi della raccolta Aiutiamo Brescia, avviata nel corso della prima ondata del Covid. Le indagini sono ora affidate alle forze dell'ordine, che stanno provando a ricostruire quanto accaduto. Una parte della struttura è stata parzialmente bruciata. 2 settimane fa a Roma era stato incendiato invece il portone d'ingresso dell'Istituto Superiore di Sanità. Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, definisce su Facebook questo elemento un attacco ignobile. L'episodio, avvenuto proprio al centro vaccinale, non ha registrato feriti e, non trovando nulla di infiammabile, l'incendio non si è propagato, ha poi aggiunto il governatore. Ricordiamo che il centro è stato realizzato con i fondi della generosità bresciana grazie all'iniziativa Aiutiamo Brescia, avviata nel corso della prima ondata del Covid. Le forze dell'ordine sono ora intente a ricostruire quanto accaduto attraverso le telecamere di sicurezza, proprio per identificare i responsabili di questo terribile gesto. Ci spostiamo ora sull'analisi della curva pandemica proprio sul territorio nazionale. Sono 21.932 i nuovi positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Questi i dati del Ministero della Salute. Giovedì erano stati 23.649, sono invece 481 le vittime in un solo giorno. Giovedì erano state 501. In totale, i casi da inizio pandemia sono 3.629.000, i morti 110.328. Gli attualmente positivi sono 565.295, di più 1.816 rispetto a giovedì.
I guariti e i dimessi sono in totale 2.095.377. In isolamento domiciliare invece ritroviamo 532.887 persone. Per quanto riguarda i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus sono 331.154, questi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo propri dati del Ministero della Salute. Giovedì i test erano stati 356.085, quindi 25.000 in più. Il tasso di positività è del 6,6%, uguale a giovedì. Sono invece 3.704 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 23 in più di giovedì nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, che tornano a salire dopo il calo di 3 giorni, mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione, secondo i dati del Ministero della Salute, sono 232. Nei reparti ordinari invece sono ricoverate 28.704 persone, in calo di 245 unità rispetto a giovedì. Per quanto riguarda invece la Campania, puntuale il bollettino di contagi Covid divulgato dall'unità di crisi regionale. I positivi delle ultime 24 ore sono 2057, di cui asintomatici 1335 e sintomatici 722, con positivi, sintomatici e asintomatici che ovviamente si riferiscono ai soli tamponi molecolari. I tamponi molecolari del giorno sono stati 18.513, mentre quelli antigenici sono stati 4.075. I deceduti sono 57, di cui 26 nelle ultime 48 ore e 31 in precedenza, ma registrati soltanto ieri. Si giunge invece ad un numero di guariti di 2.979. Per quanto riguarda il report posti letto su base regionale, quelli di terapia intensiva disponibili, come noto, sono 656, mentre quelli occupati sono 155. Per quanto riguarda invece i posti letto di degenza disponibili, come noto, sono 3.160, quelli occupati 1.558. Immunizzare i cittadini campani per fine estate. Questo è l'obiettivo del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che ha parlato nella consueta diretta social del venerdì. Lo ascoltiamo. Abbiamo una situazione in Campania di contagi numerosi, ma abbiamo due dati che devono confortarci, perché sono due dati che collocano la nostra regione in una posizione importante, vorrei dire quasi all'avanguardia in Italia. Il primo dato è quello che riguarda le terapie intensive. Noi abbiamo ad oggi un numero di terapie intensive occupate di 160, cioè abbiamo la metà di terapie intensive occupate rispetto a regioni che sono magari in zona arancione, la metà delle terapie intensive occupate. A conferma del fatto che c'è un lavoro di contenimento, di controllo rispetto all'epidemia. E il secondo dato che misura anche la gravità del problema è quello dei decessi per Covid. Siamo, credo, a 5.400 decessi, 6 volte in meno della regione Lombardia, la metà dei decessi del Veneto, dell'Emilia, della Toscana, credo, del Piemonte, anzi. E dunque c'è, dal punto di vista dei dati essenziali, tenuta delle terapie intensive, decessi per Covid, conseguentemente occupazione dei posti letto negli ospedali, una buona tenuta della nostra regione. Questo ci ha consentito questa volta di non chiudere i reparti ordinari. Se avessimo avuto un'esplosione incontrollata di contagio, noi avremmo dovuto chiudere gli altri reparti per accogliere pazienti Covid. Ad oggi riusciamo, pure in un contesto ovviamente non facile, ma riusciamo a non avere emergenze particolari. Per questo dobbiamo avere una disponibilità di vaccini enorme per chiudere presto la campagna di immunizzazione, perché se si diffondono altre varianti rispetto alle quali l'attuale vaccino non è efficace,
noi rischiamo di ricominciare il calvario. Questo è il motivo per cui stiamo cercando di fornirci di vaccini anche al di là di quelli che sono contrattualizzati dall'Europa, Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Per questi vaccini noi dobbiamo attenerci a quello che decide l'Europa. Per altri vaccini potremmo fornirci in maniera autonoma, nel pieno rispetto delle leggi. Allora noi ci auguriamo di avere sempre di più forniture di vaccini in maniera tale da poter completare l'immunizzazione dei nostri concittadini per l'estate, massimo inizio autunno, per non dover trovarci di fronte a varianti per le quali gli attuali vaccini magari non sono efficaci. Per farvi capire, noi quando facciamo il vaccino contro l'influenza, il vaccino antinfluenzale cambia ogni anno, perché ogni anno abbiamo un virus diverso. Ecco, noi dovremmo evitare che per il virus Covid succeda la stessa cosa. Per questo i tempi di vaccinazione sono decisivi. E per questo sollecitiamo l'AIFA a valutare, poi può decidere in maniera positiva o negativa, ma a valutare rapidamente anche altri vaccini che sono sul mercato. Restiamo in Campania con l'attività interforze effettuata nei comuni di Caivano e Caserta, un'operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali, mirato anche alle discariche abusive, secondo appunto la pianificazione stabilita con il coordinamento della Prefettura di Napoli con quella di Caserta. Le due questure, con le forze di polizia delle province, in base alla programmazione proposta dall'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione, hanno stabilito una serie di provvedimenti proprio nell'ambito della cabina di regia Terra dei Fuochi. Il 1 aprile sono entrati in azione 27 equipaggi per un totale di 64 unità interforze nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio. Sono state controllate 6 attività imprenditoriali e commerciali, di cui 3 sequestrate. 51 sono state le persone identificate, di cui 3 denunciate tra lavoratori irregolari, rei di illeciti ambientali, mentre 5 le persone sanzionate, 16 veicoli controllati e circa 6.000 metri quadri di aree sequestrate, 14.936 euro di sanzioni comminate. Al contempo i droni ambientali della Polizia Municipale di Marigliano hanno svolto un'attività sul campo Rom di Caivano, rilevando che la situazione rifiuti è rimasta invariata. Ricordiamo che gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni sono sempre reati contestati. Prosegue la sua incessante lotta contro il Covid Somma Vesuviana, che ha sottoscritto un accordo per la nascita di un polo vaccinale cittadino che partirà proprio il prossimo giovedì 8 aprile in località Rione Trieste in via Trentola. La cittadina sarà l'unico comune del napoletano ad avere un centro vaccinale e un'ambulanza Covid. Ascoltiamo i protagonisti. Sì, in realtà dalle prime interlocuzioni con l'ASL abbiamo subito percepito che la nostra funzione, che è quella della salvaguardia delle persone fragili, doveva essere anche quella di offrire dei luoghi adatti per la campagna vaccinale. Questo è uno dei modi per abitare la storia con amore, quello che stiamo cercando di fare oggi attraverso queste scelte. Mi faccio esprimere la gratitudine al nostro vescovo che da subito, da quando l'ASL ha mostrato interesse rispetto a queste strutture, ci ha subito aiutato e sostenuto affinché questo processo andasse in porto. Ricordiamo cosa c'era in questo posto. Questo in particolar modo al piano zero, noi qui abbiamo il nostro centro di formazione, che è un centro che lavora sull'inclusione sociale e lavorativa di giovani in detenzione alternativa e che abbiamo concesso. Primo e secondo piano ci sono le comunità di accoglienze di persone fragili.
Quindi possiamo anche ricordare, abbiamo anche dettagli in merito alle dimensioni, diciamo, agli spazi. Gli spazi che abbiamo concesso sono circa 200 metri quadrati, ovviamente con un'interlocuzione che ha prodotto di non restringere il campo solo a questi spazi, ma la nostra struttura è una struttura bella da abitare. Siamo convinti che nella nostra identità, quella di rendere un servizio al territorio, chi vuole può godere anche degli spazi interni. In questo caso per l'area vaccinale, giusto? Insomma, assolutamente. Tutti questi mesi saranno per l'area vaccinale. Assolutamente, assolutamente. Perfetto. Quindi è un grande impegno, cioè è proprio la Chiesa che è un grande impegno che è partito con il rettore del seminario. Il primo centro vaccinale offerto dalla diocesi è stato quello di Nola, nel seminario vescovile. Il secondo è questo, altri sono allo studio ovviamente della direzione strategica dell'ASL. Ci spostiamo ora a Caserta con il consueto bollettino Covid del sabato divulgato dall'ASL di Caserta che riguarda i nuovi contagi in terra di lavoro. I positivi delle ultime 24 ore sono 374 su 2.474 tamponi processati. Il tasso di incidenza è pari al 15,11%. I guariti sono 269, mentre i positivi attuali aumentano di 98 unità. Ricordiamo che le città con il maggior numero di casi ancora positivi restano Caserta con 618, Maddaloni con 493, Marcianise con 484, Aversa con 329, Orta di Atella con 262 e infine San Nicola alla Strada con 200 casi attivi. Con grande soddisfazione comunico alla popolazione che l'ASL ha individuato Calvi Risorta come centro per le vaccinazioni. In accordo con tutti i miei collaboratori ho deciso di utilizzare il Palazzetto dello Sport come sede per le vaccinazioni. Queste le parole del sindaco locale Giovanni Lombardi, che ha poi aggiunto: da diverse settimane gli uffici comunali sono impegnati ad elaborare le certificazioni necessarie per le agibilità, mentre la protezione civile, sia comunale che associativa, sta svolgendo un lavoro eccezionale dal punto di vista organizzativo. Ha poi aggiunto che appena riceveremo direttive dal governo centrale e regionale in merito alle categorie da vaccinare e quindi alle modalità di prenotazione, sarà nostra cura informare la cittadinanza. Le dosi dovrebbero arrivare a breve scadenza, ma la data certa dipende da una serie di fattori, al momento non perfettamente valutabili. Nella giornata di ieri, aggiunge, ho incontrato i medici di famiglia con i quali abbiamo proficuamente elaborato un piano di gestione sanitaria, piano che ci consentirà di fronteggiare al meglio questa situazione. La Confesercenti provinciale di Caserta, nell'ambito dell'evento Portiamo le imprese fuori dalla pandemia, ha organizzato un sit-in in piazza della prefettura a Caserta, che prenderà il via alle ore 10 del mattino e coinvolgerà tutto il mondo delle categorie aderenti all'organizzazione. Confesercenti, come si legge in un comunicato giuntosi in relazione, ha dato vita ad un'estesa azione di proteste e sensibilizzazione a livello nazionale. Una sorta di protesta a distanza che coinvolge il maggior numero di imprenditori in quanto partecipi e parte attiva di un'azione corale volta ad indurre governo, Parlamento e regioni a condividere le proposte della Confederazione del Commercio, del Turismo e quindi dei Servizi. Le ragioni della protesta e quindi le rivendicazioni sono contenute nell'allegato e verranno rese note in piazza della Prefettura proprio il prossimo mercoledì 7 aprile. Nello stesso giorno tutti i componenti del governo e tutti i deputati e senatori troveranno al proprio indirizzo email l'invito di Confesercenti ad accogliere le richieste proprio di Confesercenti. Contestualmente il 7 aprile prenderà avvio la raccolta firme per una sorta di petizione online a supporto e sostegno delle proposte di Confesercenti, per il cui successo sarà indispensabile il contributo di tutti gli imprenditori. Apriamo in conclusione la pagina dedicata allo sport come di consueto. La situazione alquanto singolare che ha investito il mediano del Napoli Piotr Zielinski, risultato positivo ad un tampone rapido effettuato ieri di ritorno dagli impegni della nazionale polacca, ha destato preoccupazione. Il calciatore, che ha già contratto il Covid nello scorso mese di ottobre, ha poi effettuato altri tamponi, risultando però negativo. Il molecolare ha poi fugato ogni dubbio sul calciatore, risultato quindi un falso positivo, aggregato già ai compagni di squadra per la seduta di allenamento proprio di ieri pomeriggio.
Ma non solo. Il Napoli ha sottoposto ad un nuovo tampone anche i tre azzurri di ritorno dalla nazionale, insigne di Lorenzo e Meret. I tre erano già risultati negativi anche nella seconda tornata del pomeriggio. Intanto ha presentato la gara di oggi pomeriggio contro il Crotone Serse Cosmi, tecnico dei calabresi, che ha dichiarato: il Napoli ha recuperato tanti giocatori indisponibili ed è tornato a correre come previsto, dopo un periodo abbastanza lungo nel quale Rino non ha potuto attingere a piene mani, avendo difficoltà in tutti i reparti. Per quanto le rose siano costruite bene, quando ti mancano giocatori decisivi, nel lungo periodo soffri. Non so quello che potrà temere il Napoli nel nostro Crotone, ma il calcio è imprevedibile, ma noi ce la giocheremo alla grande. Questo è quello che dobbiamo proporre, fare una grande partita in un grande stadio contro un grande avversario. Il Napoli che si è visto a Roma è un gruppo gestito molto bene da Gattuso che dovrebbe stare entro le 4 della Champions. Dobbiamo fare una grandissima partita, se ci riuscissimo non è detto che basti, ma è sicuramente un modo per potersi contrapporre. Era questa la nostra ultima notizia, come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.